Le aziende sanitarie modenesi partecipano a Children Tour per promuovere la salute. È un luogo innovativo, siamo tra i primi in Italia e veniamo insieme ad altri alleati, all'Avis, all'Aido e anche all'Ambiente con i centri di educazione ambientale. È la prima volta che tentiamo anche questo setting nuovo, un'area nuova dove promuovere gli stili di vita adeguati. E partiamo dalla cultura della donazione e poi in particolare anche per i genitori come non farsi male in casa, come evitare gli agenti domestici o come avere informazioni per quando si va fuori in vacanza con i propri bimbi. La novità è anche l'alleanza con il Policlinico di Modena e in questo caso partecipano i pediatri di libera scelta e i pediatri del Policlinico, tutti insieme per la sfida di migliorare la salute dei nostri bimbi. Siamo molto contenti di essere presenti a Children Tour, in modo particolare di fianco anche ai volontari, e ci fa piacere offrire le nostre competenze per dare delle risposte ai genitori, genitori che magari si recano qui per cercare di dare delle buone risposte alle richieste dei figli sul tempo libero. Noi cerchiamo di dare delle risposte ai genitori sugli stili di vita, su quegli stili di vita che possono tutto sommato garantire una vita sana. Quindi è un vero piacere essere qua e dare la nostra disponibilità e le risposte ai genitori a quelle domande che ci vengono poste passando qua tra gli stand. Può sembrare una cosa un po' strana che chi lavora in ospedale sia in questa atmosfera di gioco, che è ovviamente per bambini sani, però anche questo non è del tutto vero. È molto importante, affinché il bambino non venga in ospedale, che impari gli stili di vita corretti per quello che riguarda l'alimentazione, per quello che riguarda l'attività motoria. E se si parla di adolescenti, anche per il fumo è molto importante. Inoltre, parlando di estate, mi piace ricordare un'attività che facciamo che è importantissima per i bambini diabetici, per esempio. Il campo estivo si svolge appunto durante le vacanze e in questo periodo il bambino diabetico impara a gestire la propria malattia. Noi pediatri di libera scelta siamo presenti in questo stand oggi con molto piacere, perché illustriamo, presentiamo le nostre schede educazionali che abbiamo elaborato recentemente e che illustrano ciò che le famiglie è opportuno che riuscissero a fare riguardo alla gestione di tanti problemi sanitari, di quelli più frequenti riscontro nell'età pediatrica, quindi la tosse, il raffreddore, la febbre, il rigurgito, le coliche gassose. Pensiamo che sia opportuno che le famiglie si riapproprino di un sapere, di conoscenze, di base, perché possano gestire già a casa, nell'ambito domestico, questi problemi di così frequente riscontro in età pediatrica. Io sono qua in fiera in uno stand che unisce le mie passioni, il volontariato e la difesa della salute per i bimbi, questi libri che ho fatto. E oggi voglio ai bambini raccontare un'altra cosa. Usando le forbici e il materiale vecchio riciclo le cose vecchie, ma il messaggio che io voglio dare è questo: non dobbiamo riciclare solo gli oggetti, cominciamo a riciclare i vecchi, i disabili, i nonni, gli uomini. Bimbi, riciclate i vostri nonni, riciclate i compagni diversi. E poi il gioco della forbice è un protesto per attaccare a loro la chiacchiera e parlare un po' insieme con i bimbi.
quindi vi faccio vedere come dovete fare voi che avete lo stampo. Allora, Nicolò, togli via un po', che te ne ho messa un po' troppa di creta, potrebbe essere sufficiente anche questa. Anche forse Simone ne ha messa un po' troppo, ok? Allora, senza spingere, soltanto con i polpastrelli, poco, si spinge in questo modo, ok? Sì, un pochino senza spingere troppo e la si distribuisce un po'. Qua stiamo proponendo i parchi, tutte le escursioni, i centri di educazione ambientale con tutte le attività legate non solo all'escursionismo e quindi all'educazione naturalistica, che significa fare esperienze in aree protette di pregio, ma anche e soprattutto stili di vita sostenibili, ma non solo sostenibili per l'ambiente, ma anche per la persona. È un po' per questo, è in quest'ottica che l'aggancio con l'educazione alla salute è venuto naturalmente e per cui abbiamo risposto positivamente all'invito dell'ASL a partecipare in maniera congiunta a questa iniziativa. A questa iniziativa partecipano anche i centri di educazione ambientale, ognuno proponendo un proprio laboratorio legato a una tematica specifica. Lavoreremo con i burattini sull'acqua, sui rifiuti, perché è chiaro che una raccolta differenziata il più possibile spinta vuol dire un ambiente più pulito e vuol dire una vita più sana per chi abita in quest'ambiente. Oggi siamo qui per presentare questo progetto Sorridi alla prevenzione che noi realizziamo nelle classi prime di tutte le scuole della provincia di Modena. Questo che stiamo mostrando ai bambini è il quaderno didattico che noi consegniamo a tutti i bambini che aderiscono a questo progetto. E il progetto inizia con un primo incontro a scuola dell'assistente sanitaria, dove iniziamo a parlare dei denti, di che cosa succede ai bimbi verso i 6 anni, quando iniziano a cadere i dentini, spuntano i primi denti permanenti, e poi le insegnanti in classe lavorano con i bimbi sulle pagine di questo quaderno. Oggi un ringraziamento particolare all'ASL di Modena, all'ospedale, al dottor Fattori, per aver permesso che questa manifestazione riesca ad essere non soltanto un momento di divertimento e di informazione legata al turismo, ma anche un momento di formazione. Mi auguro e spero che l'ASL riceva da questa manifestazione input interessanti tali da poter permettere anche nei prossimi anni una proficua collaborazione.